Siamo evidentemente molto contenti, sia appunto a livello personale ma anche, come hai detto, di gruppo. Questa squadra sta dimostrando, insomma, giornata dopo giornata che può veramente competere in ogni stadio contro ogni avversario. La consapevolezza che stiamo costruendo qualcosa di importante ce l'abbiamo e vediamo di continuare a farlo. Sapevamo che appunto giocando con giocatori molto offensivi dalle quattro posizioni in attacco, con Insigne da una parte e Politano dall'altra, avrebbero giocato e cercato parecchio quel tipo di giocate, quindi avevamo preparato anche in settimana, siamo stati molto bravi. È una certezza da un po' di anni, quindi il fatto che stupisca per quella che è la sua partecipazione, applicazione, dedizione al lavoro, il fatto che stimoli sempre i compagni, però devo dire che in questa squadra c'è Zlatan Ibrahimovic, ma ci sono anche tanti altri esempi. Quando un giocatore esce al campo, insomma, è sempre un qualcosa di muscolare, però capire l'entità adesso è impossibile. Vediamo, appunto, ci attendiamo notizie dai medici. Coordinati ovviamente con Mister Pioli da casa, però avevamo Ante ammonito e Alexis che aveva una botta alla caviglia, quindi avevamo bisogno di gente fresca, soprattutto perché da una parte con Di Lorenzo e da questa con Mario Rui avevamo, diciamo, potevamo andare incontro a pericoli, e quindi abbiamo pensato che questi due cambi potevano darci freschezza. Abbiamo fatto una videochiamata, ha visto tutto quanto lo spogliatoio, i ragazzi erano contenti, lui anche, quindi speriamo di averlo presto in panchina con noi. Questa è una grande squadra, penso. Abbiamo fatto bene, abbiamo sofferto stasera, ma abbiamo vinto, questo era il più importante. Non dovevamo lasciare loro mezzo campo, e poi loro hanno giocato anche con due punte, e era un po' duro perché dovevamo un po' essere su tutto il campo, ma abbiamo provato a fare bene. Lui, ogni partita, lui fa vedere che è un grande giocatore, e poi noi proviamo a essere migliore possibile, perché anche lui durante l'allenamento lui vuole la perfezione, quindi questo devi alzare il tuo livello. E io non ero nello spogliatoio, stavo parlando, ma dopodomani penso che lui va a chiamare ancora per parlare.